È accaduto nella notte tra giovedì 24 agosto e venerdì. In via Cavenaghi, lungo il lago, il ragazzo abitava con la madre non lontano dal luogo della tragedia Andrea Della Noce. 17 anni. È travolto da un furgone a Endine, il furgone che investe il ragazzo. Esce fuori strada, sfonda il guardrail e si schianta contro tre auto in sosta. Il botto, l'impeto dei residenti e la tragedia. Andrea Della Noce, 17 anni. È poco dopo la mezzanotte tra giovedì 24 e venerdì 25 agosto, in via Cavenaghi a Endine. La strada che costeggia il lago. Il ragazzo viveva con la madre non lontano dal luogo della tragedia. Vicino alla chiesa. Era sceso a fare una passeggiata come faceva spesso. Dicono chi lo conosce solo di vista. Alla guida del furgone c'era un 28enne ragazzo che vive anche lui a Endine. Alcotest risultato ben al di sopra del limite. Sulle cause dell'incidente stanno lavorando i carabinieri della compagnia di Clusone. Non è stato ancora chiarito dove si trovasse esattamente la vittima. Tra le persone svegliate dal forte rumore c'è un testimone che abita davanti al luogo. Dell'investimento, abbiamo sentito uno spruzzo. Mio marito e il mio vicino hanno pensato che qualcuno fosse finito nel lago. Siamo scesi subito. Il mio vicino gli ha fatto la rianimazione cardiopolmonare. L'autista del furgone ha detto che si era addormentato. La salma del ragazzo si trova nella chiesa parrocchiale di Piangaiano. I funerali sono stati fissati per sabato 26 agosto alle ore 10. Basta cliccare qui.